Avete trasmesso oggi delle emozioni incredibili al di là del premio e dell'opera che abbiamo come commissione premiato con la nostra presidente Paola Marini. Veramente è stata un qualcosa di toccante e credo che in qualche misura rappresenti via il segno di quanto conta la Basilica di San Marco Venezia, sua eminenza come guida di spirituale, ma non solo, abbiamo visto, della nostra città. E quindi, eminenza, le chiedo due parole veramente sul significato della Basilica di San Marco, se possibile di questo premio, ma veramente molto in sintesi. San Marco è un po' la storia di Venezia, perché l'Evangelista è stato accolto e i veneziani hanno voluto, attraverso la categoria del bello, dello splendore, comunicare qualcosa che fosse imperituro. Nasce dal Vangelo, certamente, la Basilica, ma diventa anche un annuncio universale, perché il bello va al di là anche delle appartenenze etnico-culturali epocali. La Basilica è una grande responsabilità per i credenti, per la Chiesa di Venezia, ma per i veneziani, perché è qualcosa di unico al mondo, è qualcosa che il mondo guarda, viene a guardare. Io penso che dallo sguardo inizino anche poi le comunanze, le convivenze, gli incontri. Credo che quindi la piazza, la basilica, i giardini recuperati recentemente siano un biglietto da visita che dice che oltre la tecnica, oltre la scienza, che vengono però applicate anche proprio per recuperare e per difendere e per conservare il bello che i secoli precedenti ci hanno trasmesso, oltre la tecnica, però c'è anche qualcosa di più, il bello proprio perché è gratuito, il bello è bello perché è bello, e quindi è un'autoontologia, vuol dire che si giustifica da solo, è anche espressione della grazia che per il credente ha un nome ed è Gesù Cristo. Grazie, veramente. Due parole con Carlo Alberto Tesserin, che è il primo procuratore e quindi l'intestatario del premio, che nel suo intervento ci ha veramente fatto emozionare. Raccontando la storia di quella giornata tremenda dell'inondazione degli ultimi due anni, ma anche dei secoli precedenti. Ma io intanto devo ringraziare l'Ateneo Veneto insieme all'Ordine degli Ingegneri che ha voluto continuare sulla strada di questi premi, che sono uno stimolo importante per la collettività di guardare avanti. L'incontro di oggi a me sembra proprio orientato in questa maniera, guardare alle sciagure che stiamo ancora vivendo per trarre ulteriori insegnamenti, perché quello che hanno saputo fare gli antenati, 1600 anni di storia e la Basilica oltre 900 anni di storia, ci insegnano che accadevano anche allora situazioni disastrose e le hanno sempre sapute superare. Ecco, noi dobbiamo metterci il massimo delle nostre capacità per guardare avanti, sapendo che anche questa realtà riuscirà a poter far sì che il mondo continui a godere della bellezza di Venezia, che poi all'interno di questo ci sia la bellezza di San Marco, ci rende ancora più orgoglioso. Molte grazie a Carlo Alberto Tesserin. E rimanendo in ambito Piazza San Marco, Adele Rede Baudengo, i giardini reali, la menzione speciale della nostra giuria. L'importanza dei giardini nell'ambito della piazza e della città, credo. Siamo veramente collegati da un ponte, un piccolo ponte elevatoio, ma la simbologia del ponte è molto importante, e come per la Basilica anche i giardini ricordano e vogliono ricordarci, hanno la forza di ricordarci che siamo spirito, e quindi l'accordo con la natura
è fondamentale per elevarci. Quindi spero che tutte le persone che visiteranno questi giardini sentano questa grande forza e questa grande gioia di armonia. Grazie. Assessore Zaccariotto, il Comune di Venezia credo sia contento di questa giornata e del premio alla Basilica, ma non solo, anche ai giardini. L'importanza evidentemente di qualcosa che sembra scontato, ma non lo è, va vissuto quotidianamente e riconfermato quotidianamente. La Basilica di San Marco, la nostra piazza. Assolutamente sì, nel senso che uno quando entra a Venezia ritiene che la ristrutturazione sia un termine comune, invece credo che attraverso anche questo premio abbiamo l'opportunità di capire quanti elementi devono essere messi insieme per dare dei grandi risultati. E quindi io credo che oggi questo premio rappresenti lo sforzo, il senso di responsabilità, ma anche quella passione, quell'amore che indistintamente professionalità, competenze e conoscenze si mettono assieme per produrre degli straordinari risultati, quali quelli che abbiamo anche potuto apprendere oggi con il riconoscimento del premio 2021. Molte grazie. Grazie Assessore. Sandro Boato, che è il presidente del collegio, che insieme con l'Ordine e l'Ateneo organizza e in qualche misura gestisce il premio Torta. Credo che è andata bene oggi. Sì, è andata bene, per me è stata una prima volta, nel senso che la prima volta che sono stato chiamato a far parte di questo giurì, ed è stata un'esperienza nuova e assolutamente qualificante per me, devo dire quasi emozionante. Sono stato davvero colpito quando abbiamo visitato la Basilica di San Marco e soprattutto il retro basilica, cioè quello che succede dietro, che non avevo mai avuto occasione di vedere, cioè questo scuolo di personalità bravissime che con lo scalpellino e le pietre ricostruiscono i mosaici del pavimento rovinati dal corso degli anni. Quindi devo dire che il premio è stato assolutamente meritato e l'esperienza va sicuramente mantenuta. Grazie a Sandro Boato, la nostra Presidente della Commissione Paola Marini, che ci ha mirabilmente diretto e che è stata il motore e l'anima premio di oggi. Io penso che sia molto bello riunire queste competenze, c'è stato veramente nei lavori della Commissione uno scambio molto fecondo e ci si interroga ovviamente sul senso del restauro, sul valore di questo intervento in una città che deve guardare il futuro ma anche un passato di cui essere orgogliosi. E quindi anche credo che per tutti i membri della Commissione sia stata un'esperienza di grande arricchimento e per me personalmente è veramente quasi indimenticabile, coronata poi da una giornata come questa dove veramente si capisce che c'è un sentimento veramente profondo che unisce quasi come nei cantieri antichi chi lavora a queste costruzioni. Grazie a tutti. Grazie Paola. E per finire Giampaolo Scalante, proprio due presidente parole dell'Ateneo, con questa notizia finale due della parole. Conclusione. Un poeta disse una volta: beato quel paese che non ha bisogno di eroi. Noi invece i nostri eroi li abbiamo, ne siamo fieri e oggi li abbiamo premiati. Perché i nostri eroi sono Carlo Alberto Tesserin, tutti coloro che lavorano nella Basilica, che sotto l'ala protettrice del Patriarca di Venezia difendono non solo un luogo straordinario per la storia, l'architettura, ma difendono l'anima di questa città. Nulla come la Basilica di San Marco si identifica con l'anima di Venezia. E quindi credo che mai premio fu mai meglio e meglio, diciamo, giustificato da questo premio. Grazie molto, grazie a tutti. Grazie, fra due anni.